Buongiorno, siamo al secondo step. Siccome qualcuno ha le idee un po' confuse, adesso gliele chiarisco io. Siccome siamo dei personaggi pubblici e pubblicamente tutti i giorni condividiamo con voi la nostra vita, adesso vi pubblico pure la provenienza di questi famosi soldi. Inizio col dirvi che siamo proprietari di un canale YouTube, CR Studio Napoli, che incassa oltre 150.000 euro all'anno. Mio marito, Tony Colombo, è socio SIAE dal 2004, con più di 500 canzoni dichiarate e sono altri 70-80.000 euro all'anno che percepisce dalla SIAE. Un altro ente famoso dei diritti d'immagine degli artisti si chiama IMAIE e mio marito percepisce altri 10-15 mila euro all'anno. Poi ci sono serate, concerti, sponsorizzazioni, quelle è inutile che ve le dico perché sono tanti, tanti, tanti soldi. Ovviamente tutto quello che vi ho elencato è tutto dichiarato. Mio marito paga le tasse. Altrimenti sarei una pazza a fare un video del genere. Quindi, gentilmente, non lo dite più che Tony Colombo te ne riebata, perché Tony Colombo, senza muoversi, guadagna soldi, ma i soldi assai però. Detto questo, mi sento sollevata io e finalmente adesso vi potete dare una spiegazione perché io vivo tra Dubai e le Maldive. Chiarito questo punto molto importante, per favore non me la fate più questa domanda: come faccio a vivere tra Napoli, Dubai, macchine lussuose, eccetera? Perché i soldi che guadagniamo, onestamente, ve li ho elencati tutti. Mo' dico io, detto questo, io vi rifaccio per l'ennesima volta questa domanda: ma come mai i cantanti neomelodici, non tutti, e qualche ristorante si sono permessi di andare a cantare, qualche ristorante si è permesso di far entrare i cantanti neomelodici e di farli cantare in piena pandemia e senza permessi SIAE? Come mai nessuno ha ripreso questa notizia? Cosa molto grave, perché andare a cantare in piena pandemia, voglio dire, non è una cosa, diciamo, non è una sciocchezza. La domanda che mi pongo è: ma come mai i giornalisti non hanno e non stanno riprendendo questa cosa così grave e stanno parlando sempre delle stesse cose, cose successe 2 anni fa? Mio figlio, da Barbara D'Urso, abbiamo capito, queste cose le sappiamo già, le sa tutta l'Italia. Mo' io voglio capire una cosa, se cortesemente mi potete rispondere. Come mai i cantanti neomelodici hanno fatto una cosa così grave e i ristoratori hanno permesso che i cantanti facessero questa cosa così grave e voi non ve ne siete accorti di niente? Mi potete rispondere cortesemente? Forse una ragione c'è. La ragione è che Tony Colombo vi serve, vi fa comodo perché vi fate pubblicità. Perché se parlate di altri cantanti non se ne accorge nessuno. Quando invece parlate di Tony Colombo, parlano tutti i TG d'Italia e automaticamente vi fate pubblicità. Questa è la motivazione. Augurandovi una bellissima giornata dalle Maldive, l'unica cosa triste che mi resta dentro è che viviamo in un mondo di complottisti. Questa è la verità.